pochino più in dettaglio quello che succede, e qui non starò a dire i particolari. L'unica cosa che è importante dire è che c'è, per ogni trasformazione c'è una soglia di energia, va superata quella soglia di energia per innescare la situazione di spazio-tempo deformato. Ci sono delle soglie di energia, è come in qualche modo come se noi applicassimo una pressione senza dare tregua alla materia di rilassarsi in qualche modo, che applichiamo questa pressione nel tempo con tempi in modi ben prefissati. Probabilmente posso andare avanti. No, qui si cambia indietro. Avanti. Fino ad arrivare a quello che avete visto in fondo. E questo in onore del professor Cardone, che sta illustrando, si vede pochino, ma è lui che illustra il prodotto finale. Adesso vediamo cosa abbiamo combinato. In realtà siamo andati a spasso per la tavola periodica degli elementi. Abbiamo trasformato in quel mercurio, quello che era il mercurio, lì dentro, in quel crogiolo, c'è di tutto. Possiamo dire tutto meno che mercurio. Cosa sarebbe successo normalmente? Quando noi andiamo a vedere questa curva che sta, ci dice qual è l'energia di legame in funzione del numero di massa, se non sbaglio, naturalmente le cose che possono succedere sono le classiche reazioni di fissione dagli elementi pesanti verso elementi più leggeri, o quello che si tenta da tanti anni, che in qualche modo si è riusciti con le bombe. Dal punto di vista pratico ancora non ci si riesce con la fusione calda, e cioè la fusione degli elementi leggeri. Andiamo tutti verso il ferro, tutto sommato, che è quello che ha il legame più forte. Vediamo invece che cosa è successo in pratica. E beh, qui sono riportati in rosso e sono solo alcuni, qui c'è il mercurio, e vediamo, noi siamo andati a destra e a sinistra del mercurio. Noi siamo andati a spasso per la tavola periodica degli elementi, cioè col sistema dello spazio-tempo deformato non ci siamo limitati a fare fissione o fusione. Quello che abbiamo fatto adesso non sto a indagare, però in realtà abbiamo prodotto dei nuovi nuclei che non erano prima presenti, sia andando nel verso che era tipico della fissione, sia andando nel verso opposto. Che cosa abbiamo prodotto in particolare? E vediamolo qua. E questo è molto importante. Questo è molto importante da un punto di vista pratico. Si è visto, facendo analisi chimiche, oltretutto, che si sono prodotte in abbondanza terre rare. Ecco qui scatta il campanellino, penso, a un certo punto. Perché sapete benissimo che per le terre rare si fa la guerra, si fanno le guerre, le rivoluzioni, perché le terre rare sono diventate un fattore essenziale per l'elettronica moderna. Se non otteniamo un sistema di troviaggio opportuno di certi semiconduttori con terre rare, non si riescono a fare i telefonini, non si riescono a fare tante altre cose. Quindi dal punto di vista strettamente economico, dire io ti fabbrico le terre rare in laboratorio e senza bisogno che vai a fare scoppiare la guerra a destra o a sinistra, può avere un significato oltre che più pacifico, ma dal punto di vista economico è una rivoluzione enorme. Quindi questo fatto non va sottovalutato, e certamente ci sono pressioni nei nostri confronti in questo senso. È inutile dirlo, perché è evidente che questo è qualcosa che fa gola a molte persone. Vabbè, chiudo qui l'argomento che ci sarebbe da parlare per una vita e andiamo invece alla seconda parte, che è quella degli isotopi radioattivi. Anche qui è importante. Ricordatevi quello che ho detto all'inizio: la radioattività non è un aspetto essenziale del nucleare.
Allora mi devo aspettare che le regole dello spazio-tempo deformato che mi portano alla trasformazione di un nucleo stabile possono essere le stesse regole che mi portano alla trasformazione di un nucleo radioattivo. Se la radioattività non è qualcosa di essenziale nel nucleare, devo aspettare anche questo. E devo dire la verità, io, e questa qui è una notazione importante, per me perlomeno, ma è importante anche per il seguito, che ho confermato, se non sbaglio, che a Greccio viene Einstein, no? Dell'MIT di Boston, che finalmente si è interessato alle nostre, no, è molto interessato alle nostre ricerche. E questo per dirvi semplicemente che io qui in atto attualmente ho ancora una mostra di Ventura. Dovrei andare a Padova, era un premio piuttosto importante, città di Padova, ho vinto il primo premio, se permettete, scusate tanto, però è successo un fatto nuovo. Il professor Hagelstein ha fatto degli esperimenti, il professor Hagelstein dell'MIT, Massachusetts Institute of Technology, che è la massima forse autorità in campo fisico internazionale, per vedere di ridurre la radioattività. Evidentemente, essendo, come si diceva tempo fa, l'MIT sì è un centro di ricerca, ma anche pur sempre un politecnico, loro devono anche pensare a questioni pratiche. E certamente gli americani hanno dei grossi problemi di decontaminazione non soltanto dei reflui radioattivi naturali, ma hanno un mare di cose militari da decontaminare, che possono essere varie stagne di reattori di isotopi, possono essere tubazioni, insomma hanno questo problema fortemente. Difatti Einstein provò a un certo punto con ultrasuoni a mettere uno strato di cobalto 57 radioattivo continuamente, cercando di avviare una reazione tale che potesse in qualche modo decontaminare. Diciamo che è stato molto onesto su questo, perché lui, non avendo ottenuto il risultato, si è rivolto alla comunità internazionale chiedendo aiuto. Dice: io quello che ho notato che secondo me la curva di decadimento del materiale radioattivo, che normalmente sarebbe un esponenziale, chiaramente, ha delle anomalie. Ho trovato delle anomalie nella curva di decadimento. Ecco, questa per farla breve, io vi dico semplicemente che quando ho visto questa immagine, ci siamo incontrati con il professor Cardone, non abbiamo avuto bisogno nemmeno di parlare, dire una parola, ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito. Questo, disgraziatamente, è cascato per combinazione nelle condizioni di spazio-tempo deformato in un certo periodo, in un certo breve periodo di tempo. Lui ci è cascato probabilmente casualmente. Noi queste cose le cerchiamo appositamente. Qui abbiamo l'immagine di un generatore di impulsi. Per esempio, noi non facciamo soltanto prove con ultrasuoni, facciamo prove anche con campi elettromagnetici, scariche ad arco, eccetera, eccetera. E abbiamo notato che è molto importante il timing che abbiamo utilizzato. Se noi per esempio comandiamo una scarica di arco con un'onda quadra, non è importante soltanto l'ampiezza, la frequenza dell'onda quadra, ma se voi immaginate una sinusoide simmetrica, l'onda quadra è simile, è quello che si chiama il duty cycle, o tempo di lavoro dell'onda quadra, è variabile. Ci può essere cioè un valore positivo e uno negativo che tra loro hanno durate di tempo diverse.
Beh, ci sono delle situazioni ottimali che fanno sì che si possa scattare verso la situazione di campo di spazio-tempo deformato. Noi supponiamo che Einstein sia incappato fortunosamente in questa situazione per un breve periodo, quella che noi cerchiamo invece sistematicamente. Riassumiamo brevemente quello che è il decadimento radioattivo. Voi sapete semplicemente che il decadimento radioattivo cos'è? Dipende dal numero di nuclei radioattivi presenti e da una costante di tempo che diventa vita media, normalmente, oppure c'è il tempo di dimezzamento e così via. Questa vita media più è grande, più lentamente decade, e quindi abbiamo dei radioisotopi che decadono in migliaia di anni, milioni di anni e così via. E quello è un grosso problema delle scorie nucleari, chiaramente. Sappiamo ad esempio che in medicina nucleare si usano sempre radioisotopi che abbiano una breve durata, in modo che siano più facilmente smaltibili. Cioè, pertanto di durata per poter funzionare, ma che siano smaltibili. Secondo lui c'è qualcosa che, secondo Einstein, che ci verrà a trovare a Greccio tra qualche giorno, secondo lui è cambiato qualcosa nella costante di tempo, nella tau. Attenzione, tau in quella frazione sta a denominatore. Se io faccio decadere in un tempo più breve, cioè voglio smaltire più rapidamente, e questo avviene attraverso i sono sostanze radioattive e emettono particelle. In questo caso dovrebbero essere particelle belle, sono state. La cosa che possiamo vedere è che se il tau diminuisce, torniamo indietro, necessariamente l'emissione radioattiva deve aumentare, perché tau sta al denominatore, il numero dei nuclei finché in quel momento è costante, se divido per un numero più piccolo, l'emissione qui a sinistra, che poi, eccolo qua, che poi se leviamo il segno meno, è quella che si chiama l'attività della sorgente, deve fortemente aumentare. Noi abbiamo organizzato degli esperimenti a Roma, appunto, che sono stati interessantissimi in quello senso, perché noi non abbiamo visto nessun aumento, anzi abbiamo visto una diminuzione. E questo perché? Prima ve lo faccio vedere un pochino semplicemente. Diciamo che le trasformazioni di ST sono un fenomeno completamente diverso dal decadimento radioattivo. Si nota una diminuzione delle radiazioni emesse proprio perché il numero dei nuclei che le emettono viene a diminuire. È molto semplice. Se io posso far diminuire i nuclei facendoli decadere più velocemente, in quel caso ho un aumento di radioattività, momentaneo anche se vogliamo, oppure semplicemente se ho meno nuclei, la sorgente, come si dice, è meno intensa e chiaramente sparerà di meno, detto proprio alla buona. E allora mi sono permesso di fare un disegnino che illustra questa cosa in maniera forse un po' troppo elementare, mi scuserete, ma mi è venuto così nella mia fantasia grafica. Supponiamo che noi abbiamo delle bocce tipiche per alimentazione di acqua negli uffici e che quest'acqua si sia contaminata. La voglio eliminare per mettercene altra pulita. Allora ho diversi mezzi, per esempio, scordatevi di quest'altra figura le frecce rosse, come se non ci fossero per il momento. Ho questo che dà un litro al minuto, questo che dà un litro al minuto, supponiamo che ho convogliato tutto in un unico rubinetto, in un'unica vaschetta, ho due litri al minuto. Chiamo l'idraulico e gli dico
senti, con lo stesso meccanismo sempre del rubinetto, mi modifichi il rubinetto in modo che mi spara di più, quando giù di più, in modo che faccio prima. E quello mi fa il lavoro, mi mette, a 1,5, 1,5 litri al minuto. Io, speriamo che sto dall'altra parte, non vedo quello che succede, mi aspetto a un certo punto che siano 3 litri al minuto. Giustamente. Il rubinetto fa la parte di quel tavolo, di quel meccanismo secondo il quale se ne va via l'acqua, se ne va via la reattività. Ma se invece a mia insaputa arriva il tecnico dello smaltimento rifiuti e non c'è posto per tutte e due le bocce, c'è posto per una sola, se la carica di peso una se la porta via, e beh, quello che mi rimane a me dietro il paravento sono 1,5 litri al minuto, non 3, quindi non aumenta, diminuisce. Questa forse è un po' banale la cosa, ma perché ve l'ho fatta vedere? Perché in realtà noi abbiamo fatto un esperimento che è un po' al limite, perché si tratta di piccoli numeri, tutto sommato, di variazioni abbastanza piccole. Abbiamo preso del nickel 63 radioattivo. Siamo andati a vedere dei mezzi abbastanza pratici, o addirittura portatili. Abbiamo visto questa qui che è la gobba del fondo. Siamo andati a scegliere il nickel 63 proprio perché spara il suo brainstorm, i suoi raggi X di frenamento dei beta in una zona a basso fondo dove è possibile vederli. E abbiamo ottenuto un risultato di questo tipo. Come vedete, la curva su, qui c'è il fondo, non è stato adottato il fondo, la curva superiore sta a indicare l'intensità che avevamo prima. Poi abbiamo sottoposto il campione che avevamo a ultrasuoni, non ricordo se per 100 o 200 secondi, e abbiamo ottenuto questa curva sottostante. Devo schiacciare se non cambia tutto. Ora, la variazione che c'è sarà del 10, 12, forse al massimo 14%, per cui ci può essere benissimo qualcuno che dice beh, avete visto un effetto abbastanza piccolo, come fate a giurarci? Calma, per questo io vi ho fatto vedere prima le bocce. Qui, secondo la teoria classica del decadimento, la radiazione doveva aumentare. Noi troviamo invece che diminuisce. Per cui, anche se è piccolo l'effetto, va esattamente al contrario di quello che sarebbe stata la teoria. Quindi, è chiaro che interviene un meccanismo totalmente diverso da quello che è il decadimento radioattivo. È una cosa da poco? No, non è affatto una cosa da poco. E stiamo arrivando alla conclusione. Qui è riportato la curva in rosso del decadimento, quello che era del nickel 63 naturale, senza nessun intervento. Qui sulla scisse ci stanno quei 100 o 200 secondi di trattamento con gli ultrasuoni. Naturalmente non posso riportarli nella scala delle sull'ordinata, scusate, non posso portarla sulla scala delle ascisse perché stiamo parlando di anni, centinaia di anni, 100 secondi spariscono, non ci sono. C'è un salto, c'è uno step. Uno step di 100 secondi che mi porta più basso. Dopodiché finisce il fenomeno e continua la sostanza a decadere secondo la legge di decadimento. Andiamo a vedere quando arriva allo stesso punto dove sarebbe arrivata, vedete? Tempo di dimezzamento 50, sarebbe dimezzata in 100 anni, perché il tempo di dimezzamento del nickel 63 e circa 100 anni. In realtà
arriva al 50% a circa 80 anni. Cioè praticamente noi con 100-200 secondi abbiamo risparmiato 20 anni nel decadimento radioattivo. Chiaro il ragionamento che ha portato in situazioni diverse, che non erano quelle di Roma, che non erano certo ottimali, ma portate a livello tecnologico, migliorando tutte le situazioni, si può arrivare a portare via nell'ordine di, che so, di minuti, quello che sarebbe decaduto in centinaia di anni, cioè a risolvere alla base il problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi. Cioè non mi serve più un posto dove mettere le sostanze radioattive in modo che decadano pian pianino, non diano fastidio, che possono essere in mare, no, abbiamo detto che non si possono buttare nei depositi del cave profonde di sale, no, che poi finisce male, che possono poi finire nelle faglie acquifere, tutto quello che eccetera. E tutto il problema ancora aperto è, per esempio, che in Italia non c'è ancora un sito, perché nessuno vuole un sito per lo smaltimento lento dei reflui nucleari. Questo suggerito è un metodo per eliminare alla base il problema. Naturalmente bisognerà considerare anche un'altra situazione. Come prima avevamo detto, le trasformazioni in generale, abbiamo le trasformazioni che produrranno qualche cosa, probabilmente produrranno anche radiazioni, dipende dal tipo di reazione nucleare che va studiata. Ora, questo può essere quasi fondamentale, però è importante, perché possiamo avere, da un lato, per esempio, se abbiamo emissioni di neutroni, una forte sorgente di neutroni da poter utilizzare. Noi sappiamo benissimo, per esempio, che la terapia anticancro con neutroni termici è diffusa dagli anni 50, però non si può applicare per se non tramite reattori o tramite acceleratori di particelle. Se noi avessimo una sorgente di neutroni termalizzabili in maniera, una sorgente poco costosa, poco ingombrante, non dico che arriveremmo a livello ambulatoriale, ma arriveremo a moltiplicare per 100, per 1000 delle prestazioni di tipo sanitario. Naturalmente ci possono essere tutti gli effetti anche contrari, perché qualunque cosa che riguardi l'energia e le radiazioni può avere degli sviluppi anche totalmente diversi da quelli pacifici. Va bene. Io ti lascio soltanto un ultimo regalo, quello che ti avevo promesso. Questa è il quadro, questo bozzetto. Questo che è particolare, non è un quadro, è un bozzetto che feci tanti anni fa, che non ho mai mostrato a nessuno, in nessun caso. Bozzetto per modo di dire, perché due metri è un metro, qualcosa per un metro, quasi quadrato. Occupava lo spazio di carbonio. Cioè. Sì, rinunciare a un amico per portare un quadro mi sembrava proprio assurdo. ecco perché ti ho portato un quadro più piccolo che però rappresenta qualche cosa di interessante. Allora, mentre nel tuo posto c'era una domanda al volo. Molto, una persona assolutamente profana. Quindi il decadimento radioattivo non è una trasformazione, è una trasformazione a metà. Cos'è? No, il decadimento radioattivo che viene naturalmente è, secondo la legge di natura, tranquillamente quello che è sempre stato. Noi siamo sempre... Non è una trasformazione, è un fenomeno di trasformazione. È un fenomeno, se vogliamo chiamarlo. Il termine trasformazione, trasmutazione e così via sono a volte abusate e così via. Noi usiamo per i nostri casi il termine trasformazione. Qui nel caso dei radionuclidi, io parlo per esempio di decadimento radioattivo, semplicemente perché il termine forse è più adatto. Il problema è che segue le sue leggi. Un andamento leptonico è quello che è, noi passiamo per un andamento adronico, che è completamente diverso. Quindi
quest'ultima battuta non è chiara. Cioè, vogliamo dire che il nostro sistema è completamente diverso dal decadimento relativo. Raggiunge lo stesso risultato in tempi molto più brevi, ma è fisicamente completamente diverso.